Nuova giornata di pump, nuova settimana di pump per Bitcoin inarrestabile in questa settimana, in questo momento che è giorno mercoledì, più 15,64% sopra i 90.000 dollari, distrugge anche la resistenza a 90.000 dollari, si porta a 93.000 dollari, ma dove potrà arrivare in questa bull run Bitcoin? Qual è il target possibile e dove possiamo spingerci proprio in questa bull run? E il video di oggi è un video dove dovete tenervi fermi, bloccati alla sedia, perché andiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto anche nelle precedenti fasi di bull run, nei precedenti anni. Andiamo a vedere un'area di target possibile e ragioniamo su dove può arrivare il prezzo di Bitcoin in questa bull run. Bene ragazzi, prima di andare avanti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lancio della moneta scaramantica che ci dice che continuiamo a salire. Speriamo che hai ragione moneta, che stiamo salendo da un po' di tempo. Allora, prima di andare avanti ragazzi, vi ricordo il promo legata a Bybit, vi lascio in descrizione, con la questione legata alla position airdrop del future a $500. Se vi iscrivete dal link che vi lascio in descrizione, completate la task e vi arriva l'airdrop. Attenzione, non sono $500 totali, ma sono una posizione di $500 che è in leva, quindi poi se la liquidate subito saranno una ventina di dollari circa, oppure se la tenete potete in effetti fare performance adeguate. Ma non è finita qui, perché come avevo promesso c'è anche la lottery. Chi si iscrive dal link che vi lascio in descrizione potrà partecipare alla lottery del lunedì prossimo. Ogni lunedì $250 di airdrop, questa volta non sono un future ma sono reali, e l'estraiamo il lunedì prossimo alle ore 20 sul canale Telegram. In descrizione il link gratuito, trovate i risultati ogni settimana per il mese del Black Friday. Si va così ragazzi, non vi fate sfuggire questa occasione. Passiamo alla questione legata a Bitcoin, quelle che sono le analisi che dobbiamo andare a ragionare. Ci sono diversi modi in cui si può stimare il target price per quanto riguarda Bitcoin per questa fase di bull run. Partiamo con i piedi di piombo, ce ne sono diversi, il mio preferito lo dirò alla fine ed è comunque quello che io considererò in termini ovviamente di area, di prezzo, ma comunque anche gli altri non sono da sottovalutare, perché in questo tipo di mercati non è corretto ragionare solo unicamente guardando un'unica via, ma bisogna anche considerare che stiamo parlando di previsioni del futuro, e quindi è un mondo assolutamente e inestricabilmente aleatorio. Allora, la prima versione di target price stimabile per quanto riguarda Bitcoin è quello legato a un costrutto di analisi tecnica che si chiama testa a spalle, che si è andato a creare su Bitcoin in questo momento durante la fase di ribasso degli anni precedenti, e si è creato un super mega testa a spalle rialzista. Allora ragazzi, intanto grafico a time frame di natura settimanale per avere più visione. Questa è la spalla 1, questa è la parte della testa e questa è la spalla 2. Se ragioniamo in questo modo, attenzionando diciamo quello che può essere questo punto come area di eventuale rialzo di rottura della neckline, abbiamo in pratica un rialzo che è iper consistente, che può essere indicato in questo modo. Solitamente per la teoria di questo pattern, che a me non piace tantissimo ma comunque esiste, il target price è stimabile dando la differenza di diciamo geometrica tra la parte del ribasso e il livello di resistenza principale. Se io la vado a inserire su questo punto, ecco che otteniamo un livello di area di target price di Bitcoin intorno a quota 300.000 dollari. Allora, questo livello stimato attraverso il completamento del target di quello che è una testa a spalle di natura rialzista, sarebbe normale, diciamo, secondo questa figurazione. Quindi lo inseriamo target
Target, testa, spalle, ok, eccola qua. Rialzista, perfetto ragazzi. Allora, questo è un target di testa spalle rialzista che ovviamente c'è, esiste, intanto è aria, ovviamente non vi state lì a focalizzare, perché se si arrivano a cifre del genere 10-20 mila dollari sono praticamente il nulla, perché dovete considerare che poi semplicemente 3 mila dollari in quel caso sarà l'1% del capitale, quindi un'oscillazione di 2 punti percentuali saranno 6 mila dollari, quindi ovviamente un'area di prezzo intorno ai 300 mila dollari significa dai 270 ai 330 mila, perché c'è comunque un 20% 22% di discrepanza, non è neanche così elevato, però in termini di ovviamente dollari sono cifre molto molto rilevanti. Allora, questo target price è un target che a me non piace tanto, deriva comunque dalla figurazione del testa spalle, lo prendiamo in considerazione, è uno dei target secondo me più alti di quello che si possono fare in questo contesto, però ovviamente secondo me è un po' eccessivo. C'è un altro modo di calcolare il target di questa bull run di Bitcoin ed è il modo in cui si prendono i rialzi delle scorse bull run e si fa un calcolo per comprendere se a livello di riduzione, per esempio, della fase di incremento si può avere una correlazione, quindi una linearità. Cioè, cosa facciamo? Andiamo a prendere questo rialzo da qui a qui, andiamo a prendere questo rialzo da qui a qui e ci calcoliamo quanto è stata la differenza in termini percentuali. Allora, andiamo a fare il calcolo, è veramente banale, molto semplice, ed è circa in questa zona più o meno dovrebbe essere 9000% nella bolla del 2015-2017, mentre nella seconda fase dovrebbe essere circa il 2000%. Quindi cosa faccio ragazzi? In pratica c'è stata una riduzione di crescita e mi vado a calcolare il tasso di riduzione di crescita che si fa dividendo questa crescita avvenuta nel 2021-22, questa zona qui, 2020-21 scusate, 2000 diviso 9000. Allora, facendo un calcolo molto approssimativo alla buona, ottengo in pratica una riduzione del 22%, in pratica scusate, non riduzione del 22%, in pratica il rialzo successivo è stato pari al 22% del rialzo precedente. Quindi se io vado ad applicare questo stesso ragionamento dirò: benissimo, adesso il tasso di crescita di Bitcoin sarà dato dal 22%, 20% circa, dell'ultima fase rialzista, che è stata 2000%. Quindi io vado a calcolarmi 2000% per 0,22 e ottengo 440%, e quindi stimo che il rialzo in questa fase di bull run vada ad essere indicativo da qui dai minimi del 440%. Attenzione, perché questo livello è già stato raggiunto ed era pari a circa 89 mila dollari. Ciò significa che se io vado a calcolarmi questa forma di rialzo per stimare un eventuale target price della bull run attuale di Bitcoin, mi indica che il target price per questa bull run è già stato raggiunto, ed è stato raggiunto proprio in questa settimana, con 71 mila dollari di rialzo contro i precedenti 63 mila dollari totale, ma che in termini percentuali rappresentano circa il 440% a differenza insomma dei precedenti. Allora, questa cosa ha senso sì o no? Bisognerebbe andare a ragionare un po' per capire se effettivamente potremmo calcolarla in questo modo, ma è uno dei target, quindi uno dei target che è quello di questo tipo di progressione è stato raggiunto ed è circa, diciamo, 90 mila dollari, quindi target numero 2 già raggiunto.
Passiamo a questo punto alla terza stima del target price, usando quello che è sempre una progressione, ma non quella che abbiamo visto in questo momento, bensì una progressione di natura geometrica. La progressione geometrica è particolarmente indicata per stimare il target price di un asset come Bitcoin, perché rispecchia la natura dei movimenti dei prezzi in mercati volatili e speculativi, dove i guadagni o le perdite si verificano spesso in termini percentuali e in modo composto. Vediamo un po' come si applica. Nel caso di un asset come Bitcoin, i movimenti di prezzo tendono ad essere espressi in termini di crescita percentuale. Tutti gli asset sono appunto espressi in questo modo e non praticamente come un rialzo percentuale, non come aggiunte, diciamo, lineari. Ogni rialzo ribasso quindi percentuale si applica al prezzo totale del periodo precedente, creando così una crescita di natura composta, che è la base della progressione di natura geometrica. In pratica io quello che ottengo è che se vado dal giorno A $10,000, al giorno B $12,000, ottengo il 20%, ma poi il giorno successivo il calcolo percentuale si farà sulla base dei $12,000 e non dei 10. Quindi io ho una base che si va a in termini percentuali va a cambiare, e questo è il discorso, perché si crea una crescita che appunto si chiama di natura composta. Allora, con la progressione geometrica possiamo anche stimare comunque il prezzo futuro applicando una percentuale costante che si compone, che si applica in pratica su quella che era il rialzo precedente, rendendo questo tipo di metodo forse il più realistico per il calcolo dei rendimenti su Bitcoin. In pratica quello che fa la progressione geometrica è modellare la riduzione dell'incremento percentuale in maniera proporzionale, quello fa. Quindi in sostanza è più adatta forse per asset come questo, come Bitcoin, che sono essenzialmente molto 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 volatili. E, ad esempio, se nell'esempio che abbiamo fatto precedentemente avevamo degli andamenti che si sono ridotti da 9000%, abbiamo detto, a circa un 2000%. La riduzione quindi è stata abbastanza importante. C'è poi anche un aspetto legato a quello che è il concetto del mantenimento di quella che è la questione esponenziale legata all'adoption di Bitcoin. Quando io ragiono in termini di Bitcoin, di una tecnologia, devo ragionare in termini di adozione esponenziale di questa tecnologia, e la progressione geometrica è quella che più si adatta in effetti, no? A questo tipo di logica, perché in pratica la progressione geometrica permette di proiettare queste variazioni in termini esponenziali, comuni appunto a questi che sono i mercati emergenti in generale o alle tecnologie, ed è secondo me la più realistica. Andiamo a comprendere. Allora, se io utilizzo questa proiezione di natura geometrica, ci sono delle formule da andare a applicare che non vi sto qui a dire, ragazzi, ma quello che ottengo andando a ragionare con un periodo A del 2000%, un periodo B del periodo A del 9000%, periodo B del 2000%, quello che ottengo è un rialzo possibile intorno al 950-1000%. Quindi io dovrò andare ad inserire, partendo da questo livello di minimo, un rialzo di circa il 1000% da parte di Bitcoin. Quindi se vado qui a inserire il 1000%, andrò ad ottenere un rialzo che mi porta in progressione geometrica circa area di pricing di $175,000. Questa è il terzo target che noi inseriremo in questo caso come target della progressione geometrica, ed è interessantissimo vedere che è forse il target più facilmente raggiungibile in effetti in questa fase di bull run di Bitcoin. Allora, lo so ragazzi, moltissimi magari diranno ma non è tantissimo, bla bla bla, si può andare più su. Sì, ci sono delle differenze di cui dobbiamo parlare proprio in questo momento. Allora, punto numero uno.
Questa fase di mercato è una fase diversa da quelle precedenti per via del fatto dell'adoption di natura istituzionale. Quello che abbiamo visto negli anni precedenti non tiene conto di questo fenomeno importante che si è avviato proprio recentemente. La progressione di natura geometrica tiene conto degli andamenti passati, ma gli andamenti passati non hanno all'interno l'adoption di natura istituzionale. Quindi il fattore della proiezione geometrica potrebbe essere considerato troppo matematico, troppo stretto a logiche di natura matematica, senza tener conto di quelli che sono effettivamente i dati attuali in termini di macro ambiente che è modificato in maniera radicale. Abbiamo istituzioni che stanno cercando di fare a spallucce, diciamo, si stanno prendendo a testate per comprarsi Bitcoin in questo momento. Allora, la questione cosa indica? Indica che la progressione di natura geometrica potrebbe non tener conto di questi fenomeni nuovi e quindi quello che abbiamo come livello di target price è solo di natura matematica, ma non è di natura oggettiva, basato proprio sui cambiamenti che ci sono stati. Ricordatevi sempre che siamo in un mondo aleatorio e questo tipo di proiezioni o di previsioni sono di natura concettuale, cioè stiamo andando a ragionare su quelli che sono determinati obiettivi per capire insieme, accendere la luce in una stanza buia, ma non significa che saranno il futuro al 100%. Quello che noi dobbiamo ragionare su queste cose è comprendere se effettivamente poi a livello materiale, nella realtà che stiamo vivendo, c'è potenzialità o meno di raggiungere determinati livelli. Ora, il raggiungimento di $175,000 è nelle corde di Bitcoin per questa bull run? Sì, sicuramente sì, non è un fenomeno così anomalo. Qui si tratta di fare un altro 89% rispetto ai prezzi attuali, è tanto ragazzi, è assolutamente tanto, però non è così strano. Raggiungimenti di target diversi, come per esempio quello del testa a spalle rialzista, presuppongono rialzi di notevole proporzione che forse sono un po' eccessivi anche per una fase del genere di adoption di natura istituzionale, più 238% dagli attuali livelli di pricing. Il target numero 2, che è l'altro tipo di progressione, quella che viene utilizzato, che abbiamo utilizzato verificando quelle che sono state le riduzioni della volatilità, delle estensioni di volatilità degli anni precedenti, io la abbandonerei anche perché è stata già raggiunta. Ovviamente tutto è possibile, potrebbe essere in effetti proprio questo il target price, non ce ne accorgeremo tra poco, però in realtà è la progressione di natura geometrica che più accentra il mio livello di attenzione, fermo restando che la metterò anche in dubbio qualora i prezzi andassero in maniera troppo veloce a raggiungere determinati livelli. Ora, oggi abbiamo fatto le proiezioni in termini di target price per Bitcoin per quella che potrebbe essere una bull run adeguata, ma poi c'è anche un'altra logica, è questa: come ci arriviamo e se ci arriviamo in che modo, no? Si muove questa cosa, qual è la struttura ciclica più corretta che ci potrà dare una scadenza di natura temporale per questa fase di bull run. Ne parliamo nel prossimo video, intanto in questo lasciatemi pollicione, ragazzi, arriviamo a 1000 mi piace per questo video, vediamo se ci arriviamo, e soprattutto scrivetemi nei commenti quali di questi vostri, quali di questi tre target è il vostro preferito, e se non siete d'accordo con queste previsioni, il vostro target è perché pensate che sia più corretto. Ciao a tutti!